Non mi importa dei rischi. È per il bene della regina. Mia signora, non attaccare mi sembra... l'accampamento è imprudente. È dalla nostra parte. Non ho scelta, Talion. Mi serve l'Elisir per mia madre. Perfino l'estraneo pensa che sia una follia. So che ti ricorda qualcuno, Talion. Ma lei è in questo mondo e tu no. Basta! L'attacco si farà. Mi occuperò io degli orchi. Noi ti seguiremo di nascosto. Prenderemo la medicina e ce ne andremo. Lo stregone bianco ha sopraffatto la regina. Di nascosto dobbiamo aprire un sentiero così che l'Italia e i suoi trovino l'Elisir. L'emozione ti acceca. Rischiare per abnegazione è avventato. La medicina sgombrerà la mente alla regina, aiutandoci a svelare il tuo passato. Che la verità giustifichi questa alleanza in tal caso. I nostri arcieri possono ucciderti da così lontano che sei morto prima di vederli. Tu e Tumor se le sono date di nuovo all'addestramento. Quell'idiota di Tumor non imparerà. Perché insiste? Non può vincere. Dice che Mozu si è mangiato il suo schiavo preferito. Non so come faccia a distinguerli, sinceramente. L'unica differenza è nel gusto. Per come la vedo io, quel glob deve essere pigro. Altrimenti perché saltellare qua e là, invece di marciare come un bel... Se sei di ronda su un cornicione, non avvicinarti troppo al bordo, o il ramingo ti darà lezioni di volo. Un momento! Sento un odore! Basta, non mi mandino mai più! L'Uruk è morto! E allora? Da lì sono passati troppi schiavi! Già, li trasferiscono sempre! È difficile godersi una bella tortura se ti mandano via dopo due giorni! Lavoriamo tutto il giorno per cosa? Carne di caracol. Ah, mi fa male il braccio con cui frusto. Dalla fame mangerei un Uruk. Come se non l'avessi mai fatto. Mi si è incastrato un osso fra i denti. Me ne serve un altro per toglierlo. Ehi, raccontaci di nuovo di quando hai ucciso il ramingo. Ma fai silenzio! Non ti do questa soddisfazione! Se l'hai ucciso, com'è che ieri ha fatto un massacro? Perché è un fantasma! Lo uccidi e lui torna! Vedrà, verrà a prenderci tutti quanti! Le voci di spettri che cadono dal cielo sulle schiene degli Uruk non sono altro che sciocchezze. Tutte idiozie. Fa freddo, è buio, è fangoso. Di che ti lamenti? I
Il senza morte è riuscito a uccidere il martello? E allora? Credo di aver sentito qualcosa. Signore. L'unico cibo rimasto è una cassa di pesce marcio. Lo senti anche tu questo odore? Io sento solo odore di umani. È da un po' che non ne mangio. Torniamo al lavoro. Tanto non piaceva a nessuno. Perché quando inspiro mi bruciano i peli del naso. Dicono che gli elfi che possono tagliare la roccia. Beh, ormai l'assassino sarà fuggito. Sanno che rischierebbe tutto pur di proteggere la regina. E lei sa che senza la pietra di volta l'arco cade. Con il capo siamo proprio in buone mani. Vi ho visto incassare colpi su colpi e continuare a combattere. Chi uccide il Ramingo avrà un barile di grog e pure uno schiavo, l'ha detto il capitano. Perché macchiarci del sangue degli Uruk, quando può farlo un Karagor? Direi che il Karagor ha mangiato... Basta un solo Karagor, ma tutto il posto puzza di Shrak. Sento come sento. Un Karagor! C'è qualcuno che si nasconde? Urla per me! C'è l'arma migliore. È lunga e appuntita. Che altro ti serve? I fuggitivi andrebbero tutti radunati come bestie e massacrati senza pietà. Cosa hanno tanto da lamentarsi, questi pelle rosa? Li rende felici, ecco perché. Glielo do io, un motivo per lagnarsi.
Luca. Questa caccia andrà benissimo. Stavolta voglio un premio. Prega che vada meglio dell'ultima, se qualcuno... Sono più forte di te. Il capitano dice che il Grog lo vince solo senza morte. Sono secoli che non c'è dove sei la una roccia insieme agli altri vermi. È il capo peggiore che abbiamo mai avuto. Vedi c'è il campo di umani. Non dirlo a me. Solo la Shrak di Calato. Senza morte! Mi divertirò così tanto a ucciderti! Alto là! Sogniamo questo! Non ci provare nemmeno! Fuggite, tenebre! L'energia di Litariel è contagiosa. Capisco perché la seguono. Hai trovato quella medicina? Sì. Portala alla regina, subito. Dubito che i rimedi umani possano davvero salvarla. Speriamo che curi tua madre. Abbiamo trovato un messaggio. I capi orchi si vedranno al villaggio dei pescatori. Prepareremo un'imboscata. Ti siamo debitori. Sono felice di aiutarvi. Siamo fortunati ad averti. Questa non è la tua gente, Talion. Ricorda tua moglie e tuo figlio. Non ti trattengo. Sì. Non c'è tempo da perdere. Capacità di comando di Litariel palesa la sua forza. Ed essa si riflette negli occhi della sua gente con rispetto, non paura.